Carissimi amici di Santina, in questo viaggio mi ha fatto compagnia questa figura di Gesù. Nell'ora della paura confido in te, Gesù. C'è una preghiera molto bella che recitiamo qui a Karakoš, in questa chiesa. È una preghiera a Gesù crocifisso, che ben conoscete, composta dal cardinale Comastri, per il crocifisso di San Pietro. Quanto è differente il crocifisso di San Pietro da questo povero crocifisso? Allora l'ascoltiamo e con venerazione la preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce, anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà che non si difende e si lascia crocifiggere è un mistero che mi supera e che mi commuove profondamente. Sì, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua limpida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io, il figlio prodigo dove ritornare, che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E da questa cattedrale di sangue e di lacrime, da Karakoš, in Iraq, a 27 km da Mosul, vi benedica e custodisca tutti per il sangue e le lacrime di questi innocenti, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.